agosto è una data che gli ricorda un evento terribile. Alcuni anni prima, il giovane John Booth, guidando l'automobile in stato di ebbrezza, ha investito ed ucciso sua figlia, la piccola Emily, l'unica persona importante della sua vita. Questo avvenimento ha turbato Gale a tal punto da divorziare dalla moglie Mary, lasciando a lei la casa e gli altri due figli molto amati. Gale gestisce una piccola gioielleria, ma le serate le passa nei bar ubriacandosi e le nottate le trascorre con Mia, la sua compagna abituale. Il suo odio per Booth non ha ceduto mai e l'uomo ne è ancora più intossicato che dal whisky. Egli ha pertanto deciso, ucciderà la fonte di tutti i suoi guai. Dunque, tre giorni per la verità, ha una mediocre regia di Sean Penn per un'opera che vuole essere dialettica, ascoltando anche la disperazione del colpevole, retta unicamente da ottimi interpreti, Jack Nicholson su tutti. L'anno di produzione è il 1995, il genere è drammatico, 114 minuti la durata. Tra i protagonisti troviamo anche Angelica Houston, David Morse e Robin Wright Penn. Signori, alla prossima recensione, alla prossima puntata.